Innanzitutto vogliono sapere di fede. Ok, Quindi, cosa vogliono se ti sapere di sei fede? rivista con fede, ma io so già la risposta è no, ma soprattutto hanno detto perché non sei andata in quarantena da fede e sei andata con la famiglia? Allora, do questa chicca. Io durante gli ultimi giorni al Grande Fratello entro in confessionale e gli dico: ragazzi, quando mi mandate la macchina che mi viene a prendere per riportarmi a casa, io passo per Modena, do un bacio a Fede e poi vado a casa dei miei. Mi hanno risposto: Paola, non lo possiamo fare perché quando uscirai ti renderai conto di tante cose. In ogni caso, le persone sono in quarantena, quindi questo bacio non so neanche quanto glielo potrei dare. Sì, Allora lì, quando sono bacio. uscita, Immagino poi. il vostro, cioè, sarà stato veramente, sarebbe stato un bacio epico di Beh, ma quelli lo stile come sarà, lei cioè. via col suo fidanzato, con la sua Sì, con il fidanzato fino il a qua. limone più lungo della storia televisiva italiana. Numero uno. No, comunque non sono andata in quarantena da fede perché dovevo fare una scelta. E non vedevo la mia famiglia da 3 mesi e ho detto appena Certo. sarà possibile vedrò lui o ci raggiungeremo, però visto appunto che il decreto andrà avanti fino al 3 maggio, dovremo aspettare fino al 3 maggio se Incredibile, sarà comunque, sei passata possibile. da una quarantena a un'altra. No, ma è ancora più incredibile che non vedo il mio fidanzato da 3 mesi Stai e mezzo. impazzendo, Cioè. vero? Fate festa anche Ma quel giorno, immagino. sì, fino alle 4 del mattino. Io mi addormento in FaceTime. Mentre, ho visto la storia, mentre guardate le serie insieme e tu ti addormenti e abbandoni. Sì, io ho questo problema da sempre. Cioè, non riesco a finire un episodio che mi addormento è più forte di me. E vabbè. Ma chiedono, andrete a vivere insieme dopo questa quarantena? Ma ti dico, ne abbiamo parlato spesso prima del Grande Fratello, l'abbiamo buttata lì. Secondo me è una cosa che può essere fattibile, chiaramente quando tutto quanto si sarà sistemato, si sarà risolto e cominceremo a cercare una casina, Dai, insomma, un però po' più rimanete qua, grande. così rimaniamo vicini di casa, dai, Ovvio, giusto? perché ti stavo dicendo, tu Giulia conosci casa mia, è già piccola per me, Ed è tipo figuriamoci casa per due. mia, sì. Cioè, quindi servirebbe una casa un po' più grande, quindi vediamo. Vediamo, dai. Yay. Bene, ragazzi, in bocca, finger crossed. Basta che rimanete qua vicini intorno, così continuiamo a Sì. vederci.